Ben trovati, amici tifosi bianconeri. Siamo riusciti a subire gol da Gianluca Gaetano e Gerry Mina. Sinceramente, è difficile trovare le parole per poter commentare questa sera un'altra partita piena di sofferenza, una partita in cui nel corso del primo tempo il nostro allenatore alle telecamere ha detto le seguenti parole: che avrebbe cambiato tutti e 11 i giocatori e si sarebbe sostituito lui stesso. Queste le parole di Massimiliano Allegri al termine del match. È qualcosa di allucinante, ma ormai sembra anche essere un disco rotto che stiamo ripetendo ormai da 3 anni, e tutti noi tifosi bianconeri, quelli con un po' di cervello di testa, lo stanno dicendo, non vogliamo più vedere questo uomo, questo allenatore, pseudo allenatore in panchina, ma giornata dopo giornata, campionato dopo campionato, figuraccia dopo figuraccia, Massimiliano Allegri rimane in piedi, rimane seduto sulla panchina bianconera. Quindi, ragazzi, dobbiamo commentare un'altra partita non giocata, un'altra partita che siamo riusciti a recuperare nella finale contro un Cagliari che questa sera avrebbe meritato assolutamente la vittoria per quello che ha fatto vedere, soprattutto nel corso del primo tempo. Ci sono state tantissime occasioni per Zitolo Vumbu, per Shomudorov lì davanti. Una difesa incommentabile. Ci sono tifosi rossoneri. Io personalmente ho il piacere di conoscere un amico, un collega qui su YouTube come Nick, tifoso doc rossonero, che in questa stagione ha più volte parlato e si è anche lamentato della difesa rossonera. Io cosa dovrei fare questa sera con il signor Gleison Bremer, con Gatti che si fa saltare da Luvumbu in velocità, con lo stesso Luvumbu che è scappato via più volte questa sera? Una difesa incommentabile. Difficile, ripeto, difficile fare un video tranquillo. Sto parlando comunque anche ad un tono della voce abbastanza tranquillo, perché ormai sono passate quasi le 2 della notte, quindi non si può assolutamente urlare, perché sennò dovrei scendere in macchina, dovrei perdere ulteriore tempo per questa squadra che non merita assolutamente neanche più di essere vista. Questa sera, appunto, non ho visto la partita, mi sono recuperato gli highlights in un secondo momento, perché avevo di meglio da fare che perdere tempo per una squadra che non merita più nulla. Non meritate più nulla. Io quest'anno sono stato tranquillo, finalmente, dopo 10 anni di sofferenza in terra europea. Questo anno, una sentenza dello scorso agosto che ha definito questa squalifica per un anno, questa squalifica che mi sarebbe piaciuta potesse durare almeno per un decennio senza coppe europee, per poter stare tranquillo durante la settimana e vedere invece gli altri soffrire, perché io per 10 anni non ho più vissuto durante la settimana con quelle benedette coppe europee. Lo scorso anno a Siviglia sono stato male per 2 giorni,
Due giorni di pura malinconia per una semifinale di ritorno persa in un modo allucinante. Quindi, ragazzi, tornando alla figuraccia della Onlyfull Domus, un primo tempo in cui sembrava che la Juventus affrontasse il Real Madrid, non il Cagliari di Claudio Ranieri, ma il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Invece era il Cagliari di Claudio Ranieri che conquista il terzo pareggio nelle ultime quattro gare, una sola sconfitta nelle ultime nove per la formazione isolana che si sta avvicinando giornata dopo giornata, risultato dopo risultato, ma soprattutto prestazione dopo prestazione al sogno salvezza. Dicevamo, una sola sconfitta nelle ultime nove, quella subita all'U-Power Stadium contro il Monza di Raphael Paladino lo scorso 16 marzo. I numeri invece di quello che rimane purtroppo della vecchia signora dicono tre vittorie nelle ultime 13, quindi dallo scorso 27 gennaio, da quando è iniziato. Purtroppo non è mai finito questo vortice nero, questo vortice senza fine. Una vittoria che ormai manca da 2 giornate, secondo pareggio consecutivo lontano lo Stadium, dopo quello raccolto nel derby della Mole settimana scorsa, lo 0-0 con il gol sbagliato, porta vuota. Da Dusan Vlahovic che questa sera però ritrova intanto il gol. Aveva segnato nel corso del primo tempo Tapin che è stato annullato per la posizione di fuorigioco di Federico Chiesa sul lancio di Cambiaso in profondità. Vlahovic che segna su calcio di punizione. Ecco, e la Juventus che ritrova il gol della speranza all'ora di gioco, ovviamente. Su calcio da fermo, perché questa squadra con questo allenatore non potrebbe segnare in modo diverso se non su calcio piazzato. Il pareggio arriva grazie all'autorete di Dossena. C'è il buco di Gerry Mina nel bene e nel male. L'ex Viola, l'ex difensore di Palmeiras, Barcellona e Everton che mette in discesa l'assetto della Onlyfull Domus, trasformando il rigore del 2-0 al 34esimo. Il tutto nato da una rimessa in cui Shomurodov umilia Bremer e poi Luvumbu infila sia Gatti, salta Szczęsny che atterra l'angolano, rigore per Piccinini e la trasformazione perfetta di Gerry Mina per il 2-0. Il vantaggio isolano nasce invece da un corner di Nandez, dal colpo di testa di Dossena, la palla che va a sbattere sul braccio di Bremer. L'azione prosegue con il tentativo sottoporta di Luvumbu, fermato da un ottimo Szczęsny, ma c'è l'episodio che viene rivisto alla VAR per il signor Piccinini e calcio di rigore. Quindi dagli 11 metri si presenta Gianluca Gaetano, quarto gol in 8 gare con la maglia rosso-blu, 5 in campionato per l'ex trequartista partenopeo che fa esplodere di gioia l'Onlyfull Domus, la Sardegna Arena. Un primo tempo dominato in lungo e in largo dalla formazione di Claudio Ranieri che ha messo alle corde, lo ripeto ancora una volta, quello che rimane ormai di questa pseudo vecchia signora. Nel corso del secondo tempo, quella punizione ha riaperto il match e poi nel forcing finale, da un'uscita maldestra dello stesso Dossena, nasce l'azione che poi porterà al gol del pareggio. La palla è recuperata da Rabiot, il cross di Yildiz all'interno dell'area buca clamorosamente Gerry Mina e c'è la deviazione sporca errata di Dossena che va a beffare Scuffè. Nella finale punizione insidiosa di Viola da una parte e il tentativo sottoporta di Yildiz dall'altro con l'intervento di Scuffet che salva il Cagliari. Cagliari che come detto avrebbe meritato il successo, la vittoria per quello che
È stato costruito per quello che ha dimostrato la squadra di Claudio Ranieri al cospetto di una squadra che, come detto più volte, ormai sono un disco rotto, non esiste più. Prova del 9, martedì sera allo Stadio Olimpico per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio di Igor Tudor. Si ripartirà dal 2-0 dello Stadium, firmato Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. 90 minuti, speriamo, per poter conquistare la finale di Coppa Italia del prossimo 15 maggio contro una tra Fiorentina e Atalanta. Prova del 9 per poter salvare quello che rimane da salvare in un'altra stagione piena di orrori, orrori, non errori, orrori. Ragazzi, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo pareggio conquistato quest'oggi in questo anticipo della 33esima giornata, settimana abbastanza deficitaria. C'è Lazio martedì e poi ci sarà il Milan nel weekend. Come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video. E come sempre, fino alla fine, forza Juve!